Cari spettatori del Cinevirus, oggi parliamo di Shining, 1980, regia del grande maestro Stanley Kubrick. Abbassiamo leggermente l'audio. Con Jack Nicholson, Shelley Duvall e Danny Lloyd. È la storia di un viaggio all'interno di una testa, quella di uno scrittore, Jack Torrance, che scopriamo in crisi creativa. Lo hanno ingaggiato per gestire la chiusura invernale di un albergo, l'Overlook Hotel. E lui ci arriva, ma capiamo già dall'inizio, che dal suo sguardo, che le cose non vanno molto bene. E in effetti, piano piano, all'interno dell'albergo cominciano a materializzarsi fantasmi. E non capiamo se sono le proiezioni della testa sempre più in crisi di Jack Torrance, oppure le manifestazioni di orrori che si sono perpetrati all'interno di quell'albergo. In questa incertezza Kubrick è maestro, porta all'estremo le possibilità del cinema e anche nel delirio di Jack Torrance non fa nient'altro che raccontare il delirio di un regista che vorrebbe arrivare all'estremo della rappresentazione e scopre che il tentativo è sempre fallimentare. Scene memorabili. Jack che rincorre con l'accetta la povera Shelley, che ne rimane traumatizzata anche nella vita, tra l'altro. Il piccolo Danny che corre in bicicletta, anzi nel triciclo, per i lunghissimi corridoi dell'Overlook Hotel. E la scena finale del labirinto, metafora della testa che non riesce più a prendere e comprendere se stessa, quando Danny, con la sua astuzia e il suo shining, la luccicanza, riesce a mettere in scacco Jack. Ma non voglio lasciarvi con questa cupezza, voglio farvi sentire invece un motivo che ci ricorda una delle più belle scene del film, esattamente questa. Quando Jack entra nel bar dell'Overlook Hotel e si fa servire un whisky da un cameriere meraviglioso,